Buongiorno, buongiorno pupetto, nuova giornata dal paradiso delle Maldive. Mio Dio, quanto è bello qua, non faccio che ripetere quanto sia bello qua. Comunque, rimaniamo a vivere qua. Sì, vero? Sì. Anch'io sono d'accordo, se non altro dovremmo fare tipo, se proprio non ci trasferiamo qua, dobbiamo venire almeno una volta all'anno. Sempre in gennaio voglio venire. Quando da noi fa freddo, in realtà adesso ho sentito che ci sono 16 gradi, tu mi hai detto che ci sono 16 gradi a Trieste, quindi in realtà non fa proprio freddo, però qua fa 30 gradi, è bellissimo, sono troppo contenta di essere qua e sono troppo contenta che sia solo tipo il secondo giorno e mezzo, dai, perché siamo arrivati, poi ieri abbiamo fatto la prima giornata intera e quindi sono contenta perché restiamo fino a fine mese, bellissimo! Patatone! No, patatone mio! Quindi oggi non mi sono messa nemmeno gli occhiali da sole, nonostante non abbiamo dormito niente, praticamente neanche 5 ore. Ma sono comunque riposata e non mi sono messa neanche gli occhiali da sole per coprire le occhiaie, perché non credo di averne. Adesso ovviamente tutti mi direte sì, no, però sono abbastanza decente questa mattina. E qui è la spiaggia, vedi questa parte qua. È la spiaggia. Che bella! Guarda che bianca è la sabbia, è incredibile. E il mare, cioè, guardate che acqua. Guarda la spiaggia. Ah sì. Tu oggi ti metti la crema però, patatone? Sì, oggi sì. Ah, ok. Che bello. E c'è anche il sole. Spiegate a Tomas che anche quando è nuvoloso ci si può scottare, grazie. Perché non mi crede. No, questo è impossibile. Dovete sapere che mio marito, quando gli dico qualcosa, non mi crede. Se glielo dice qualcun altro, invece poi mi crede. Tipo, se adesso gli dite no, ma Tomas, guarda che ci si può scottare anche con le nuvole, lui verrà da me e mi dirà: Nicole, mi hanno detto che ci si può scottare anche con le nuvole. E io gli risponderò: sì, ma quando te l'ho detto io non mi credevi. Comunque, ok. No, non ci può scattare, si può scattare con le nuvole, è impossibile. Impossibile? Sì. Impossibile? Impossibile. Ok, vabbè, a me è successo. Cosa mangi oggi a colazione? Vediamo com'è la colazione. Sì, esatto, non l'abbiamo neanche vista ancora. Eccoci qua, questo è il ristorante. Ah, è pupetto scalzo, stai mantenendo la promessa di stare scalzo ogni giorno. Io invece, ho l'infradito. No, ti piace, vero? Cioè, io mi piace, sì. Ecco la mia colazioncina, ho preso due croissant, non so che cosa ci sia di diverso, sono leggermente diversi come forma. E poi ho preso yogurt bianco normale con il miele, invece come marmellata ho preso quel lampone. E poi ho preso un succo fresco al mango. Ho visto però che ce ne sono un sacco di altri succhi, quindi andrò a prendere ancora qualcosina. E buon appetito, adesso sto aspettando che arrivi Tomas, che è andato anche lui a prendere qualcosina dal buffet, e quindi non mangio, lo aspetto prima di iniziare. E questa è la nostra vista stupenda. Il Tomas ha preso le uova strapazzate con prosciutto e formaggio, in realtà sono andata a prendere io, che spero vada bene. Sì. E poi il toast, guarda che questo è caldo, Ah sì? Sì. E poi ti ho preso la marmellata alla fragola. E invece lui ha preso anche le brioche. Mentre Tomas finiva di fare colazione, ho trovato un sacco di conchiglie bellissime. Sì. Nella sabbia. Nella sabbia, qua. Qua. No. Forse questa è davvero la più bella. Però, e questi sono invece pezzi di corallo. Abbiamo capito che è corallo. Spero che sia vero, magari no, però. E questo sono tutte conchiglie. Bellissime. Sono tutte bianche come la sabbia. Ah sì. E come gatto Denver. Sto bene. Tutto bene. Bianco. Sto bene. Sì, tipo mimetizzato nella sabbia, tutta bianca. Invece la gatta Stellina non si dovrebbe per niente qua. Perché? Perché soffrirebbe il caldo. Ah, è vero, sì. E dopo non troverebbe nessuna ombra e sarebbe incasinato. Sì. Però cibo c'è. Quello sicuramente sarebbe proprio immensa. Più grassa di quanto hai detto. Ma guarda che tu dici. Non so
so se ci sono più grasse lui o Denver. Dici? Tutti e due, sì. Ah, grazie. Cioè, guarda che Denver, sai che... Da ciccione? Sì, com'è? Com'è? Dai, torniamo in camera. Quello non lo mangi? No, no. No? Ma è buono, tipo miele dentro. Io non ce la faccio, ne ho mangiati tre e basta. E due yogurt ho mangiato. Ok, let's go. Siamo arrivati in camera. Oh, è usanza maldiviana. Ti lavi i piedi così se sei riscalzo. Io ho l'infrodito, quindi non mi lavo i piedi. Abbiamo già fatto due tuffi in questo mare splendido e adesso sono qui al computer, quindi finalmente vedrete il primo vlog delle Maldive. E Pupetto invece si è appena lanciato in acqua, non so dove sia. Pupetto? Sì? Ci sei? Sono qua. Vai, lanciati. Schiena, ah, sì? Che bellezza, mamma mia, bellissimo. Questo è il mio ufficio oggi praticamente. Che cosa ve ne pare del mio ufficio? Eccolo! Ciao Wuppet! Hop! Prima siamo andati parecchio lontani nell'acqua ed è comunque bassa. Ah, che bello! Ah, è fresca? Ah, super! Siamo pronti per andare a pranzo? Questo è il mio outfit, in realtà è un abitino da spiaggia con la mia Chanelina, sì! Questa l'ho presa a Parigi un paio d'anni fa per il mio compleanno e ci sono super super affezionata. Poi siccome è molto estiva l'ho portata con me. Questo è quanto, non ho gioielli, ho soltanto la fede e l'anello di fidanzamento e cappello e occhiali. Questo è l'outfit di Tomas Patatone, molto surfing USA, con questi capelli così, con questa canotta, oh là là, oh là là. E ovviamente scalzo, ovviamente scalzo. Sempre. Hai fame? No! E poi mangio sei piatti. Ok, let's go. Ok, vai. Mangerò solo pesce. Ok. Non è che è come ieri e poi prendi il pollo. Ma... forte sta cosa del vaso con l'acqua però, vero? Mi sto quasi abituando a questo paradiso terrestre. Potrei quasi venire a vivere qua e non tornare mai più. Vedi, se lo diciamo ai nostri genitori, veramente abbiamo deciso di restare qua. E tu diventeresti molto più scura di quello che sei. Sì, io avrei un colore, visto che adesso sono trasparente. E tu? Saresti marrone. Già che Tomas non vuole mai che io gli metta la crema, devo sempre sempre supplicarlo. E non so come, anche con la 50 oggi si è mezzo ustionato, quindi. Che ostinato. Scusa, dai. Eri tutto fucsia in faccia? Non so. Anche dai. Vicino al sulle gambe, sulle cosce, sei tutto fucsia? Hai visto male. Ho visto male, ok, certo, yes. Eccoci, siamo arrivati al ristorante. Come prima abbiamo preso la pasta al forno, che sembra davvero buonissima. Buon appetito. E come secondo abbiamo preso, come promesso, il pesce. Questo è tonno grigliato, queste sono patate al forno e Tomas invece ha preso l'insalata. Ragazzi, c'è, non so se un polipo o una piovra, non riesco a capire, ma è un polipo gigantesco che adesso si è mimetizzato e non so come sia possibile, ma cambia colore. Esattamente, ve lo faccio vedere esattamente qua. Questo non è un sasso, ma è, appunto, credo sia un polipo, ma è gigantesco. E prima, quando camminava sulla sabbia, lo abbiamo visto molto bene. Adesso invece sta là ed è tipo mimetizzato. Ma la cosa pazzesca è che cambia colore. Cioè va dal bianco al marrone in un nanosecondo. Incredibile. Tomas lo sta per spostare. Vediamo se riesce a farlo muovere, così si vede. Che meraviglia di animale, bellissimo. È proprio davanti a te, ma si è mimetizzato e non lo vedi. Non toccarlo! Che pazzo, mi hai una paura. Non gliene frega niente. Non si sposta. Non si muove proprio. Sì, lo so che sembra una pietra, perché si mimetizza, cambia colore. No, non gliene frega proprio niente di te. È quasi ora di cena e sono ancora qui spaparanzata. Nel frattempo mi sono fatta tipo tre bagni, a dire il vero.
Ogni volta che filmo devo avere almeno un brufolo comunque. E volevo rispondere a delle domande che ho visto super super gettonate, perché quando vi posto una foto metto magari i credit del fotografo che mi edita i colori, la saturazione, il contrasto eccetera. Ah, non so se sono a fuoco. Ok, così dovrebbe essere a posto. E intanto mi chiedete: ma scusa, ma ti sei portata il fotografo dietro? Ti sei portata il fotografo in viaggio di nozze? Ragazze, no, non mi sono portata il fotografo dietro. Ma quando metto i credit è semplicemente perché magari il fotografo mi ha modificato la foto, magari l'ha resa un po' più luminosa, ha modificato il contrasto, ha modificato la saturazione, ha aggiunto qualche colore, qualche sfumatura. Questo intendo quando metto i fotocredit, ok? Non significa necessariamente che ho un fotografo dietro, perché qui siamo solo io e Tomas. Ecco, ci tenevo a chiarificare che non c'è il fotografo che dorme sul divano. Ecco, comunque, questa è la current. Non so cosa sia successo. Questa è la current situation. Abbiamo passato tutta la giornata al mare, tra un bagno e l'altro, tra un bagno e l'altro, sole e mare, relax proprio come volevamo. E adesso, nel frattempo, io ho fatto anche il montaggio dell'ultimo video vlog che avevamo filmato prima di partire per le Maldive. Ma adesso, siccome quello deve essere approvato dal brand, quindi fino a quando non mi danno l'ok non lo posso mandare online, nel frattempo voglio montarne un altro, cioè quello di ieri. Quindi molto probabilmente andrà prima online il vlog delle Maldive che quello che abbiamo filmato il giorno prima di partire. Spero si stia capendo quello che intendo dire, ma appunto adesso mi metterò al montaggio di quello, anche perché abbiamo ancora una quarantina di minuti prima che inizi l'ora di cena. Questa è la situation, questo è il panorama in questo momento, che è qualcosa di stupendo. Purtroppo il polipo che stava là è sparito senza che noi ce ne rendessimo conto. Abbiamo aspettato un sacco che si muovesse, ma era immobile e dopo ad un certo punto non c'era più. Comunque, questa vista è stupenda e io vorrei rimanere qua per sempre. È bellissimo. Eccoci, stiamo andando a cena. Sì, oggi è l'ora giusta, però non siamo venuti un'ora prima. E c'è questo splendido, boh, vabbè, Tomas dice che non è propriamente un tramonto perché non si vede il sole che scende, ma i tramonti qua sono sempre bellissimi perché c'è questo colore rosa, viola, rosa, arancio, che è qualcosa di stupendo. Tra l'altro Tomas, guarda il vino tu qua sul tetto. Cosa devo guardare? Il vino. Il vino è tu? Che cavolo vuol dire vino è tu? L'airone vuol dire? Vino è tu. Vino è tu? Sì, io non capisco che lingua parli. Comunque non mi piace questo sì. Come l'avevo chiamato? Ruggero? Ruggero. Ma questo non credo sia Ruggero. Non mi ricordo se lo... Vedi che mi guarda male? Mi pare che è la stessa roba. Dici, non so se l'avevo chiamato Ruggero. Questo ha più la faccia da Paolo. Tomas tra l'altro si è arrabbiato con i nostri vicini perché... No, non mi sono arrabbiato con i vostri vicini. Mi sono arrabbiato perché i nostri vicini non mi sono arrabbiato con loro. No, perché non li abbiamo proprio visti. Però visti, siccome no. Praticamente abbiamo la doccia adiacente alla loro e ci siamo resi conto che si fanno la doccia perché all'esterno c'è una doccia praticamente all'esterno che va direttamente in mare l'acqua, perché sei proprio sul pontile. Sì, che non è la doccia del bagno. No, è una doccia che sta là sul pontile, che serve solo a sciacquarsi, ma non si dovrebbe usare sapone né nessun detergente, perché ovviamente essendo sull'acqua va direttamente a finire nel mare, quindi inquina e fa male ai pesci e inquina il mare. E tipo il nostro vicino, vicino usa shampoo, doccia schiuma, perché poi c'è tutta sta schiuma nel mare, non gliene frega niente. E quindi Tomas è andato a lamentarsi da uno dei signori che lavorano qua, perché io ci tengo all'ambiente, ma Tomas ci tiene molto di più. Quindi io sono fissato. Sì, è fissato, però è una cosa bella. E quindi è andato subito a dirlo al tipo, che gli ha detto: sì, ce ne siamo accorti anche noi, ma per fortuna domani se ne vanno. Tipo una cosa del genere. Sono uscita, cioè, sono entrata a mettermi le scarpe, sono uscita, Tomas non c'era più e l'ho beccato là che parlava col tipo. Benissimo. Un sogno. Vabbè, io sono terribile, ma siccome dopo andiamo in palestra e non volevo farmi la doccia prima di andare a cena, se poi andiamo in palestra, quindi me la farò dopo. Guardate che meraviglia, palme, tramonti spettacolari, acqua cristallina. Ah, che bello! Mi piace troppo. Pupetto, io voglio che diventi una nostra tradizione di famiglia, mia e tua. Venire qua. Qua o venire, no, qua. Venire qua, dai, venire qua una volta all'anno. Cosa ne dici? Magari una settimana ci. Io sono già d'accordo. Sì.
Sì, ti prego. Quanto è bello qua. E questo è il nostro tavolo, ci piace stare qua, abbiamo un po' di privacy rispetto agli altri tavoli, è il nostro piccolo paradiso. Allora, Tomas ha preso il pesce alla griglia anche a cena, però non è tonno, questo mi sa che ha detto che è merluzzo o branzino, non mi ricordo, con le patate al forno, sì. Che è il tuo preferito. E io invece ho preso il sushi perché oggi è Asian Night, quindi serata asiatica, e quindi ci sono un sacco di cose ispirate proprio alla cucina asiatica, quindi ovviamente ho preso il sushi, ho fatto un sacco di foto del cellulare perché c'è una distesa di sushi lì infinita e merita davvero, devo assolutamente postarla. E poi ho preso un bicchiere di questo vino rosé fermo, africano, che ho bevuto ieri ed è buonissimo. E poi solita anche la Coca Zero, che non può mai mancare. Buon appetito, pupetto mio. Sì, comunque ci sono anche dei tovaglioli, tovagliolini, veramente... carini stasera, carini. Vero? Perché di solito non sono di questo colore, anche i bicchieri hanno... I bicchieri, sì. Veramente sono molto belli. È vero. E come dessert ho preso questi mini dolcetti che non so cosa sono, però assaggeremo e vediamo se mi piacciono. E Tomas invece ha preso il mega piatto di frutta, tipica. Tipica di qua, sì. Ananas e anguria. Molto buono. Magari non è per niente tipico, non lo so. Siamo tornati nella nostra stanza, abbiamo incontrato anche uno dei manager qui del resort che ci ha detto che vorrebbe farci un upgrade in una stanza, upgrade in una stanza più grande con la jacuzzi, quindi ovviamente non abbiamo detto di no, ma ci ha detto che ci farà sapere nei prossimi giorni se c'è disponibilità. Tra l'altro, notare come mi sono scottata anch'io, per fortuna solo qua e lievemente sulle spalle, non capisco perché, forse mi sono dimenticata di mettermi la crema qua davanti. Non deve succedere più, io detesto scottarmi e non voglio rovinarmi la pelle né avere il cancro, quindi cioè, purtroppo, mannaggia, domani devo assolutamente stare attenta. Tra l'altro adesso mi metto al montaggio, prendo le mie vitamine per i capelli, tiri, e poi mi metto subito al montaggio del video che voglio caricare oggi, che è appunto quello che vi dicevo prima, il primo vlog delle Maldive. E nel frattempo mi hanno contattato... non so se posso dire già il brand con cui vado, boh, non lo so. Praticamente mi ha contattato il brand con cui dobbiamo andare in Messico e mi hanno detto che in realtà hanno cambiato la location all'ultimo secondo, non si tratta più del Messico ma delle Maldive, quindi noi torneremo a casa il 23 gennaio e tipo una settimana dopo torniamo alle Maldive. Incredibile ma vero, devo dirvi che un po' mi dispiace non vedere il Messico perché sarebbe stata la prima volta per me e per Tomas. Però d'altra parte non ci dispiace tornare alle Maldive perché questo è il paradiso, quindi siamo molto contenti di ritornare qua. Ovviamente sarà un'altra isola, un altro resort, tutto diverso, però molto figo, quindi sono contenta. E niente, adesso mi metto al montaggio e dopodiché andiamo in palestra, ci hanno detto che è aperta 24/24, quindi yes. Non so se li vedete, è pieno di granchi, si sono messi a correre quando siamo arrivati. Aspetta, magari ci sono anche qua? Sì, no, qua di meno però ce n'era uno. Mamma mia, che roba strana, mai visto così tanti. No, ormai li abbiamo già spenti, sono andati via. È stato bellissimo vederli correre. Ah, guarda, qua ce n'è uno. Guarda che roba, perfetto. Ce ne sono tantissimi qua. Stiamo andando in palestra ed è mezzanotte. Oh, guarda, la nostra macchinetta è arrivata. Siamo su questa macchinetta. Pupetto, mi devo tenere un po' urto. È tipo come stare sulle montagne russe a Gardaland quando vai nella giungla. Solo che questa giungla è vera. Ma gira il fotocamera. Sì, adesso giro, adesso vedo tutto tranquillo. Mio Dio. Guarda, queste sono tutte le casette sulla spiaggia, le beach villa. Noi invece non vediamo tutta questa parte, noi siamo proprio sull'acqua. Però bello qua, eh? Tutte le palme, gli alberi. È bello, sì. Qua dentro non c'è nessuno, ci siamo solo noi. Figo. Come ti sembra, pupetto? Abbastanza roba per te? Per fortuna c'è l'acqua. Bella palestrina questa. Sì? Cavolo. Bene.
Sì. Eccoci qua, io sono la Ciclette e Tomas è dietro di me. Faccio le spalle. Ah, ecco. Esercizi per le spalle. Bravissimo. Da notare l'infradito, perché non mi sono portata le scarpe da ginnastica, quindi sono con l'infradito da mare e sto cercando di guardare un video di Shane Dawson, ma nonostante il wifi in camera nella nostra insomma capanna sia molto veloce, qui purtroppo è piuttosto lento, quindi sto vedendo questo video a scatti. Comunque sono passate 18 minuti e 26, questi dovrebbero essere i chilometri, 3 chilometri e mezzo quasi. È una figata questa Ciclette perché c'è il ventilatore, io l'ho messo basso ma può andare ancora più forte ed è fantastico perché ti arriva l'aria fresca. Siamo tornati dalla palestra, ho fatto 12 km di bicicletta, quindi sono molto soddisfatta. E il video, ahimè, manca ancora 30 minuti perché sia pronto, quindi nel frattempo mi cambio, adesso Tomas va a farsi la doccia. Si è fatto il bagno notturno, bravissimo, io non sono così coraggiosa perché se non vedo il fondale ho tipo paura che esca, non lo so, il polipo che abbiamo visto prima, il pesce leone, non lo so che cavolo, quindi non so perché. Ma in realtà l'ho fatto anch'io, il bagno di notte la prima sera, però non lo so, oggi non mi sentivo così impervia, si dice impervia? Non lo so, comunque non mi sentivo così coraggiosa. Comunque adesso mi metterò fuori, ci sono un sacco di stelle, è bellissimo, quindi mi metto seduta fuori e aspetto che il video sia pronto. Purtroppo il video ci sta mettendo davvero tantissimo, nel senso che lo sto già caricando da un po' ed era tipo il 2%. E ho provato a... non mi dava nemmeno il tempo di caricamento, ho provato a ricaricarlo sperando che magari... non lo so, sperando che fosse più veloce, però niente da fare assolutamente. Quindi questo video lo caricherò domani e domani, siccome ho già un altro video per domani, domani caricherò due video, uno il mattino, uno il pomeriggio. E nella mia carriera su YouTube non ho mai caricato due video in un giorno, quindi sono molto curiosa di vedere come andrà questa cosa. E sì, niente, questo sostanzialmente è quanto. Mi dispiace lasciarvi senza un video oggi, però purtroppo internet qua oggi non va affatto bene. Ieri invece era relativamente veloce, ma oggi è pessimo davvero, col fatto soprattutto che il video dura comunque 40 minuti, quindi è un file bello tosto da caricare, è impossibile. Spero anzi che in tutta la notte riesca a caricarlo. Quindi questo è quanto per oggi, io ho messo i cuscinetti antifatica, adesso andrò a lavarmi i denti e con Pupetto andiamo a nanna. Buonanotte. Ciao, ciao, ciao.